Ciao a tutti e benvenuti nel secondo video tutorial sul Flight Controller Sparrow 2 a basso costo. Io sono Issam e in questo video andremo a vedere la programmazione della radio e anche il fail safe, ovvero quando perde il segnale il nostro aereo, eventualmente che cosa dovrà fare. Quindi il flight controller come dovrà riconoscere che abbia perso il segnale per entrare nella modalità ritorno a casa automatico. Naturalmente, qualsiasi sia la tua radio o il suo firmware software, il principio non cambierà assolutamente, ma in questo video io utilizzerò questa radio sul quale è installato OpenTX. Si può anche utilizzare EdgeTX che cambia leggermente la grafica, si può anche utilizzare il touch, ma non cambia assolutamente nulla. Partiamo dalla creazione del modello. Tengo premuta la rotellina, vado su seleziona modello, tengo premuto un'altra volta e gli dico crea modello. A questo punto devo scegliere che tipo di velivolo è. Siccome è un aeroplano, sceglierò aereo, ma potrei scegliere anche glider, che è la stessa cosa, non cambia niente per quanto riguarda questo flight controller. Mi sta chiedendo se il mio modello ha il motore, sì, ce l'ha. Eventualmente, se non ce l'ha, gli dico di no. Su quale canale metterlo? Lo mettiamo su un canale 3. Andiamo avanti con la pagina. Qui ci sta chiedendo quanti alettoni ha il nostro aereo. In realtà, indipendentemente dagli alettoni che ci sono A e B con collegamenti differenti con un unico cavo AY, dobbiamo scegliere assolutamente questa opzione. Il motivo di questo è che questo è riferito al collegamento diretto tra ricevente e servo, però qua, come puoi notare, abbiamo messo in mezzo il flight controller e non è riferito al collegamento tra flight controller e servo, perché qui vedi che sono indipendenti i due servi. Selezionata questa opzione, andiamo avanti. In questa schermata ci chiede se il nostro aereo ha un flap o magari qualcos'altro, un servo che ci serve per qualcos'altro e che vogliamo assegnare a questo output ausiliario sul flight controller. Se hai dei flap o qualcos'altro, gli dici di sì, altrimenti gli dici di no. Se gli dici di sì, dovrai scegliere esattamente come abbiamo fatto prima per gli alettoni, un solo canale e non due, per lo stesso motivo di prima. Quale canale dobbiamo scegliere? Beh, questo differisce se stiamo utilizzando una ricevente PWM analogica o una ricevente digitale. Nel caso delle riceventi PWM, come ho detto nel video precedente, perdiamo il canale ausiliario sul flight controller e non possiamo utilizzarlo, ma possiamo utilizzare i canali liberi sulla nostra ricevente, che nel caso di una qualsiasi ricevente che non sia ELRS possiamo scegliere qualsiasi canale libero sulla ricevente dal canale 6 in su, perché il canale 5 dobbiamo assegnarlo a uno switch che cambierà i modi di volo. Nel caso invece delle riceventi PWM e ELRS la solfa cambia, perché come abbiamo visto nel video che ti lascio nella descrizione di questo, il canale 5 potrà essere utilizzato solamente da uno switch a due posizioni, non a tre posizioni, e perciò, come ho fatto vedere nel video, andrà rimappato al canale 6, che sarà il canale per lo switch dei modi di volo, e a questo punto sulla ricevente possiamo utilizzare dai canali 7 in su per assegnare il flap o il servo. Ecco, ovviamente questi essendo rimappati, il canale 6 sull'input della radio corrisponderà al canale 5 come input sulla ricevente. Il canale 5 non sarà utilizzabile come input, il canale 6 come input corrisponderà al canale 5 sulla ricevente, ovvero i modi di volo, e il canale 7 corrisponderà al canale 6 come output, dove possiamo collegare il nostro servo dei flap o della telecamera o qualcos'altro. Per quanto riguarda le riceventi digitali, anche qui cambiano le cose, perché le riceventi IBUS, le riceventi PPM e le riceventi
S-Bus avranno il canale 5 impegnato per i modi di volo e quindi possiamo utilizzare il canale 6 per il nostro servo ausiliario per i flap o qualcos'altro. Invece le riceventi ELRS o anche Crossfire, che utilizzano tutte e due lo stesso protocollo, il canale 5 sarà libero, il canale 6 sarà i modi di volo e il canale 7 invece corrisponderà al nostro pin ausiliario sul flight controller. Per quanto riguarda la coda, se hai un tutt'ala non hai il timone, ma lo stesso dovrai scegliere questa opzione dove avremo il timone, che ovviamente non gestirà il flight controller perché andremo a impostarlo come tutt'ala, come vedremo più avanti, ma il canale numero 4 del timone è fondamentale per poter livellare eventualmente l'accelerometro se serve, come vedremo nella parte numero 4 di questi tutorial. Quindi io lo metto lo stesso, vado avanti e come vedi abbiamo creato il modello. La seconda cosa che dobbiamo fare è assegnare il nostro switch di ritorno a casa delle modalità di volo al canale corretto, quindi entro nella pagina modello, vado avanti nella pagina mixer, nel mio caso avendo una ricevente ELRS quindi sarà sul canale 6, perciò vado nella risorsa e switcho il mio switch per assegnarlo a questo canale. Una volta assegnato lo uso immediatamente, quindi lo metto in modalità manuale. Adesso non so qual è la modalità di ritorno a casa, se è questa o questa, ma di sicuro so che è quella manuale in mezzo. Stacco il GPS perché in questo momento non sta prendendo nessun satellite, altrimenti non riesco ad armare niente, e questo per poter vedere bene le lucine e individuare cosa sto facendo, altrimenti continua a lampeggiare perché non trova i satelliti. Lo metto in modalità manuale e per scegliere il tipo di velivolo devo prima armare, quindi alzo il gas al massimo e poi al minimo. Sentirai suonare il motore che è pronto armato, infatti se aumento il gas adesso il motore inizia a girare. Una volta armato, se vado col mio switch in avanti, allora vedi che lampeggia più velocemente rispetto a prima, questo vuol dire che sono in modalità ritorno a casa. Invece così sono in modalità che lampeggia lentamente, sono in modalità manuale, così invece in modalità stabilizzata. Io lo voglio al contrario, quindi vado nella impostazione outputs della radio sul canale 6 e lo inverto. A questo punto, come vedi, così invertito siamo in modalità stabilizzata, lampeggia lentamente in modalità manuale, lampeggia velocemente in modalità ritorno a casa, e così so che funziona. Adesso però dobbiamo impostare il tipo d'aereo corretto sul flight controller e come vedi qua il flight controller ha una lucina accesa su T, tutto il resto è spento, quindi per farlo devo essere armato, altrimenti non funziona. Per armare, come abbiamo visto prima, aumento il gas al massimo e ritorno al minimo e devo muovere velocemente il mio switch delle modalità di volo. Come vedi qua è passato dalla modalità coda a T, quindi con timone e elevatore, alla modalità V-tail, eventualmente se hai un aereo V-tail. Se adesso faccio la stessa cosa, vedi che sono passato al simbolo delta, quindi è delta plano. La stessa cosa se voglio tornare a T, torno a T, il mio aereo delta plano, quindi posso spegnere e riaccendere. Telemetry lost. Telemetry recovered. E una volta avviato il flight controller, armo un'altra volta e come vedi la lucina è su delta, quindi sono su delta plano. L'impostazione del fail safe dipende dalla tua marca e modello della ricevente. Generalmente si può impostare in tre modalità. La prima modalità classica vecchia è tramite questo menu, dove clicco il bottone e non devo mai scegliere hold, quindi mantieni tutto uguale, perché altrimenti il tuo aereo mentre sta andando perde il controllo e continua a mantenere le superfici di controllo e anche il motore esattamente come era prima, e quindi si allontana da te e continua fino a quando non
finisce la batteria o va contro qualcosa. Se la tua ricevente è una classica PWM, quindi non ELRS, quello che dovrai fare è custom, andare su set e impostare il tuo canale dei modi di volo, che sia il canale 5 se stai utilizzando una ricevente PWM standard che non sia ELRS, o una ricevente IBUS, SBUS o PPM. A questo punto lo dobbiamo cliccare e mettere a meno 100. Se il valore della tua radio è in microsecondi, lo imposti a 988, quindi sul valore minore possibile. Alcune riceventi classiche o vecchie PWM o anche PPM, IBUS, SBUS hanno la possibilità di impostare il failsafe direttamente tramite un bottone sulla ricevente. In questo caso qua dovrai impostare, per esempio, se il tuo failsafe è così con questo switch, dovrai metterlo in questa posizione e consiglio vivamente di mettere lo stick del gas al 50%. Lo stesso vale anche qui, io lo manterrei al 50%, esattamente come è qua, perché generalmente quando utilizzi un aereo e vuoi andare in failsafe senza flight controller, senza ritorno a casa, lo metti a meno 100, così si spegne il motore. In questo caso con il flight controller Sparro 2 non è un problema se lo metti a 0 o lo metti al 50%, perché quando è a 0 viene gestito automaticamente dal flight controller. Invece se lo metti al 50% o al valore che vuoi che sia anche al massimo mentre sta tornando a casa, utilizzerà quel valore lì, quindi sarà molto più veloce a tornare a casa rispetto alla posizione 0 che verrà gestita dal flight controller. Lo stesso vale anche per ritorno a casa con lo switch. Una volta che hai switchato il ritorno a casa, se metti il gas a 0, comunque torna a casa, gestisce in automatico il gas. Invece se aumenti, diciamo, il gas al massimo o al 50%, lui manterrà quel valore durante il ritorno a casa con lo switch. Se non vuoi entrare nel dettaglio né impostare nulla nel failsafe e stai utilizzando una ricevente IBUS, SBUS o PPM, potresti andare nell'opzione qua e mettere no pulses. Quando la ricevente va in failsafe, spegne tutti i canali, lo rileva il flight controller in automatico e va in failsafe e torna a casa in automatico. Questo vale anche per tutte le riceventi digitali e LRS che non è possibile impostare il failsafe, perché di default viene impostato come no pulses, tranne le riceventi PWM e LRS che va impostato manualmente. Come si imposta? Accendere la ricevente, attendere 60 secondi. Una volta passati 60 secondi, la luce lampeggiante della ricevente inizia a lampeggiare velocemente. A questo punto possiamo cercare il hotspot wifi della ricevente dal nostro computer o il cellulare. Clicco sopra, connetto, eventualmente se ti chiede la password e Express LRS tutto attaccato, in automatico entra nella pagina di configurazione. Dobbiamo andare nella pagina modello, dove, come puoi notare, ho già riassegnato i canali output e input, perché il canale 5 non funziona con gli switch a 3 posizioni. Quindi questo è il mio canale del failsafe che dovrò mettere a 988, quindi copio questo del gas e lo metto qua. Invece il canale 3 del gas posso lasciarlo a 988 eventualmente per far gestire il gas direttamente al flight controller, o se voglio posso anche metterlo a 1500 o di più o di meno. Tieni conto che i canali PWM viaggiano da 1000 a 2000, se metto leggermente di meno vuol dire che sono sicuro. Se metto a 988, quindi sarebbe il minimo, il massimo 2000 e 1500 in mezzo, è come se avessi lo stick del gas in mezzo. E così quando la ricevente va in failsafe imposta questo valore sul canale 5, è come aver spinto questo switch in posizione ritorno a casa, solo che io, avendo perso il controllo, non posso farlo manualmente e lo fa la ricevente in automatico, perché sa che ha perso il segnale. Una cosa molto importante da programmare: i trim indipendenti una modalità dall'altra, perché in questo momento, che sia la modalità stabilizzata, manuale o anche ritorno a casa, hanno gli stessi trim. Infatti adesso muovo il trim qua
passo da una modalità all'altra e vedi che rimane uguale. Questo non va bene perché generalmente se imposti i livelli bene il flight controller e risetti correttamente l'accelerometro non avrai bisogno di trimmare il modello. Eventualmente se cambia leggermente il baricentro o non hai livellato bene l'accelerometro perché il tuo aereo non è dritto eccetera eccetera, ecco, potresti dover utilizzare i trim nella modalità stabilizzata, che differiscono totalmente dai trim in modalità manuale. Se non lo fai, una volta che passi da una modalità all'altra, il tuo aereo inizia a girare attorno a se stesso e diventa incontrollabile, dovrai ritrimmare il tutto e insomma bisogna impostare trim indipendenti per ogni modalità. Quindi andiamo nella schermata flight modes, il flight mode 0 lo chiamiamo angle, quindi stabilizzato. Qua non dobbiamo fare niente. Passiamo al flight mode 2, lo chiamiamo manual, manuale. Questa volta invece questo modo sarà attivato da questo switch, quindi lo posiziono qua. Vedi che quando questo switch è nella posizione centrale, la modalità manuale verrà attivata con i trim differenti rispetto alla modalità angle. Quindi il trim del timone lo mettiamo così. In realtà io, non avendo il timone, potrei anche togliere totalmente il trim. L'elevatore lo mettiamo così, che sarebbe il numero 1 rispetto al numero 0. Disattivo il trim del gas che non mi serve, l'alettone invece mi serve e lo metto differente rispetto alla modalità angle. Questo trim non mi serve, il trim 6 non mi serve, quindi abbiamo solamente alettoni e elevatore. Anche qua nella modalità angle disattivo il timone che non ce l'ho e disattivo anche il gas e gli altri che non mi servono. Imposto qui la modalità RTH, return to home, e l'attivo del ritorno a casa. Anche qui non ho il timone. Per quanto riguarda invece sia l'elevatore che l'alettone, lo lascio esattamente come la modalità angle. Quando lo switch è in modalità 0, quindi non è né in mezzo né in giù, sarà in modalità angle, e invece cambierà e sarà indipendente in modalità manuale e ritornerà uguale alla modalità angle quando lo switch in giù. In realtà qui avrei potuto non mettere nulla, perché se non metto nulla vuol dire che non è in mezzo e ritornerà ai trim di default che sono angle. Proviamolo subito. Torno nella schermata principale, vedi che adesso ho mosso questo trim degli alettoni. Se passo alla modalità manuale, vedi che mi scrive anche manuale, qua invece angle, cambia il trim, posso metterlo per esempio a sinistra, non sarà così però è solo per farti vedere, quindi angle, il trim manuale e invece il ritorno a casa è esattamente come l'angle. Adesso torno in mezzo e siamo. Bene, andiamo avanti a programmare la radio, andiamo sulla schermata inputs. Una cosa molto importante nella schermata inputs, specialmente per gli aerei, è rispettare le indicazioni del produttore per quanto riguarda l'escursione massima delle superfici di controllo. Quindi qua, per esempio, potrei mettere per esempio il dual rate all'80% al posto del 100%, questo nella schermata input. Per quanto riguarda l'expo, essendo un aereo molto molto veloce, potrei mettere un 60%. Ripeto, queste impostazioni di solito sono indicate dal produttore del tuo modello, o se no, se hai visto un video tutorial su un aereo, chi l'ha recensito ti dice come si è trovato meglio come dual rate e expo. Per adesso io lo metto così, poi eventualmente lo modifico e quando farò la recensione dell'Alpha Strike ti darò indicazioni più precise su queste due curve in particolare. Bene, per quanto riguarda la schermata outputs, ci sarà un video a parte per controllare le superfici di controllo e invertirle e anche la stabilizzazione, non lo facciamo in questo video. Una cosa importante da impostare è la telemetria, quindi vado nel menu modello, posso scorrere in avanti o tenere premuto per scorrere indietro e andare sulla telemetria. Quindi qua vado a cancellare tutti i sensori, quindi adesso non ne ho più di sensori, e clicco su Discover New Sensors, quindi vado a scoprire i nuovi sensori. Stop Discovery, come puoi notare,
Qui abbiamo tutti i sensori, roll, pitch, batteria, voltaggio della batteria. Memorizza qua RXBT perché è importante per impostare un avviso di voltaggio basso. Essendo la batteria dell'Alpha Strike a 4 celle, quindi 4,2 volt per cella quando è carica saranno 16,8, ma vorrei che la radio mi avvisasse quando la batteria arriverà a 3,5 volt per cella, quindi per 4 a 14 volt. Perciò per impostare questo dobbiamo usare due menu. Vado nel modello, vado avanti e nella schermata Logical Switches, quindi imposterò una funzione che si chiama L1. Questo switch L1 corrisponderà alla funzione A-X, quindi quando il valore di A, che adesso vado a cercarlo, ovvero il mio RX Bat di prima, sarà minore di 14 volt, qui non abbiamo bisogno di aggiungere nulla. Passo avanti alla schermata funzioni speciali e faccio una funzione speciale, ovvero il mio switch L1 che abbiamo visto prima. Quindi quando è attivo il mio switch L1, la mia radio dovrà fare un play track, ovvero dovrà riprodurre un file audio che io ho messo nella mia scheda SD, che dovresti anche tu avere. Quindi vado su Batlo, ok, e dovrà continuare a produrlo. In alternativa, se vuoi, potresti anche play value e quindi ti dirà il valore proprio del voltaggio della batteria. E qui impostiamo 10 secondi, quindi quando il valore scende al di sotto dei 14 volt, ogni 10 secondi leggerà il valore del voltaggio della batteria, o eventualmente se hai usato il play track ti dirà battery low, o anche in italiano se hai usato il file italiano. Ma possiamo anche aggiungere eventualmente un'altra cosa, quindi sempre al verificarsi di questo evento o switch logico L1, la vibrazione, quindi lo mettiamo ogni 5 secondi, e qua è la forza con la quale dovrà vibrare. Se ti è stato utile questo video, clicca su mi piace così altri possono trovarlo. Se hai delle domande, lasciale giù nello spazio commenti. Nel frattempo ti saluto e ci vediamo nel prossimo video tutorial.